Ciao amici, oggi facciamo il Laugenbrot. È un pane alto a tesino, sono effettivamente dei panini che voi potete gustare in vario modo, da soli, con salumi, con verdure, insomma come lo desiderate. Hanno un impasto molto simile a quello dei brezel o pretzel. Ho già fatto una ricetta qui sul sito che potete poi ritrovare se lo desiderate, la metterò qui sopra. E comunque adesso vediamo la preparazione. Oggi usiamo la planetaria, ho messo 420 g di farina, metto il lievito, vi lascio tutti i componenti qui sotto, cominciamo a mescolare. Un cucchiaio di miele, quaranta grammi di burro. Cominciamo a versare l'acqua. E il sale. Aggiungo anche mezza tazzina di latte. La planetaria ormai è pulita, adesso finisco di impastare a mano. Adesso rimetterò in ciotola coperto con la pellicola e l'impasto dovrà raddoppiare. Ci vediamo dopo. Beh, è passata un'ora, guardate qua che lievitazione che ha fatto. Adesso dobbiamo formare dei panini di circa 35 grammi l'uno. Allora, mettiamo il composto che è molto molto tenero qua sopra. Prendiamo la bilancia e facciamo dei pezzettini da 35 grammi. Perbacco, che occhio, 35. Allora adesso facciamo delle palline che lasceremo a lievitare coperte per una mezz'ora circa. Mettetegli sopra il canovaccio perché non si devono seccare e poi faremo una cottura, ma vi faccio vedere. Ci vediamo tra poco. Ho preso una bella padella, come vedete, gli ho messo dentro 2 litri di acqua, due bei cucchiai, come vedete, di bicarbonato di sodio. E mettiamo dentro un cucchiaio scarso di sale grosso.
Adesso portiamo a bollitura l'acqua. Ora che l'acqua bolle, dobbiamo tuffare i panini per circa 30 secondi. Come vedete, ho preparato una teglia con la carta forno e li metterò in modo distanziato qua sopra e dovranno stare qua sopra un'altra mezz'ora. Gonfi, come vedete, ed ora procediamo con tutti gli altri. Bene, come vedete, li abbiamo preparati. Adesso con questa bella roba qua fate due tagli su ognuno. Questo permetterà in cottura a questi panini aprirsi. Io ho già acceso il forno a 210 gradi e questi panini dovranno cuocere per circa 20 minuti. Per fare questi panini dovete mettere un po' di sale grosso. Io li farò in senso classico e poi invece questi che voi vedete qua alla vostra destra, in alcuni metterò semi di papavero, tre li facciamo con i semi di papavero e tre li facciamo con i semi di sesamo, anzi quattro, non so più neanche contare. Comunque gli mettete anche qui qualche chicco di sale. Il forno è già acceso e adesso li inforniamo. Ecco amici, questi sono i panini che ho appena sfornato. Come vedete sono venuti molto bene. Se li contate ne mancano già due, perché qui è già scattato l'assaggio e vi assicuro sono molto molto buoni, molto teneri. Li potete mangiare come desiderate, anche così. Vi lascio ovviamente la ricetta qui sotto, una ricetta altoatesina già provata, e questa è un'ottima modalità per mangiare del pane. Bene amici, vi saluto. Ci vediamo alla prossima ricetta.